Si schianta e muore a 21 anni in sella ad una moto rubata. La vittima è il moldavo Igor Rosioru. La tragedia è avvenuta a Bolzano alle 3 di notte, all'altezza dell'incrocio tra via Milano e via Palermo. La moto da cross sulla quale viaggiava a forte velocità è andata a schiantarsi contro un'auto BMW. La due ruote era stata rubata il giorno di Ferragosto in via Torino ad una 22enne bolzanina. Maltempo, affari in calo tra le bancarelle. Con la pioggia e le basse temperature al mercato di Piazza Vittoria a Bolzano, la gente c'è ma non compra. Telefono amico non va in vacanza. Molti volontari che anche in questo fine settimana di Ferragosto offrono il loro tempo per aiutare chi si sente solo, è in difficoltà o ha bisogno di raccontare le sue sofferenze ad una voce amica. Alla fine di settembre partirà a Bolzano un corso di formazione per trovare nuovi volontari. Il torneo ETF Futures parla bosniaco. Il 24enne Tomislav Bircic trionfa sia nel doppio che nel singolo. È il primo tennista dopo Filippo Messori nel 2000 ad ottenere il doppio successo nel torneo di Masoronco. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca nera, schianto mortale nella notte all'incrocio tra via Milano e via Palermo a Bolzano. A perdere la vita un 21enne moldavo, Igor Rosioru, il suo nome, in sella ad una moto risultata rubata. Tragedia poco dopo le 3 della notte all'incrocio tra via Milano e via Palermo a Bolzano. A perdere la vita il 21enne moldavo Igor Rosioru, che in sella ad una moto KTM risultata rubata è andato a schiantarsi a forte velocità contro un'auto BMW. Questo è ciò che rimane della moto, un ammasso di rottami e il telaio letteralmente spezzato in due dopo il violentissimo impatto con la vettura centrata nella parte posteriore destra. Lo schianto è stato talmente forte che la BMW, come raccontato da alcuni testimoni, si è girata due volte, terminando la sua corsa ad oltre 100 metri di distanza. Per il 21enne, che abitava a Bolzano, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, inutile infatti il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 e del medico d'urgenza. Come detto, la moto sulla quale viaggiava il 21enne moldavo è risultata rubata. Gli agenti della polizia, intervenuti per i rilievi di legge, hanno avuto non poche difficoltà a risalire all'identità della vittima priva di documenti di riconoscimento. Attraverso la targa però sono risaliti al legittimo proprietario della moto, una ragazza bolzanina che si è accorta del furto della due ruote solo dopo essere stata contattata proprio dalla polizia. Sotto shock invece l'automobilista, che è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 sulla corsia sud dell'A22 tra i caselli di Bolzano Sud e Degna, dove una roulotte trainata da un'auto con targa germanica si è improvvisamente messa di traverso finendo col rovesciarsi in mezzo alla carreggiata. L'incidente fortunatamente non ha procurato feriti. In compenso sulla corsia sud, bloccata per consentire l'intervento dei soccorsi, si è creata una colonna di veicoli che ha raggiunto i 3 chilometri. Verso le 8 una corsia è stata riaperta al traffico e mezz'ora dopo anche la seconda. E scontro tra due ciclisti nei pressi di Caldaro. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Uno dei due, nel violento impatto, ha riportato ferite piuttosto gravi, per le quali si è reso necessario il trasferimento all'ospedale San Maurizio di Bolzano in elicottero. Sul posto, per i rilievi di legge, anche i carabinieri. Cambiamo argomento. A Bolzano buon afflusso di turisti e aumento delle prenotazioni negli alberghi per una o due notti in questo ponte ferragostano. Non si lamentano anche in Alta Pusteria, anche se il maltempo non sta aiutando gli arrivi dei vacanzieri. Quest'estate 2014, soprattutto nel nord Italia, Alto Adige compreso, verrà ricordata come la più piovosa degli ultimi decenni. Luglio da dimenticare, non parliamo di questa prima parte d'agosto. Le giornate di sole sono state davvero pochissime. Il settore turistico, uno dei motori dell'economia altoatesina, ne sta risentendo soprattutto nelle località di montagna, dove le temperature paiono più autunno-invernali che estive. In Alta Pusteria i turisti ci sono, ma non così numerosi come gli anni passati, e questo a causa non solo della crisi, ma in principal modo delle condizioni meteo, che hanno scoraggiato più di una persona a prenotare le proprie vacanze in montagna.
quando i giorni sono belli allora c'è molto afflusso di gente, anche gli albergatori sono contenti, ma se le previsioni per il weekend sono brutte allora si sente bene un po'. Beh, abbiamo notato che in stagione estiva abbiamo notato che il cliente italiano che è ben un po' diminuito, ma è ancora la maggioranza dei nostri ospiti sono italiani. La speranza è che il tempo migliori non solo in quest'ultima parte d'agosto, ma anche in settembre. Ci auguriamo che il tempo si stabilisce, che almeno per un paio di giorni in seguito c'è il sole, allora io penso che possiamo recuperare ancora qualcosa. Tutto sommato buono l'afflusso di turisti invece a Bolzano. Il maltempo registrato in queste settimane, Ponte Ferragostano compreso, ha portato molti turisti a lasciare le località montane almeno per qualche ora per scendere nella città capoluogo a fare shopping o a visitare diversi musei tenuti aperti. Come città sicuramente un bilancio molto positivo. È noto che quando c'è brutto tempo i turisti, gli ospiti vengono dalle valli, vengono a visitare la nostra città. Non per niente anche la città di Bolzano è riconosciuta come la città dello shopping, infatti il 60% dei nostri ospiti vengono proprio per questo. Ma direi che il turismo classico bolzanino, un turismo sicuramente attento, un turismo sempre più acculturato, devo anche dire, prova ne è il fatto che le visite guidate sono in continuo aumento. Interessante anche il nuovo monumento, il Museo del Nuovo Monumento, che attira non solo i bolzanini e non solo gli altoatesini, ma anche molti dei nostri ospiti. In aumento le cosiddette prenotazioni dell'ultimo minuto negli hotel per una o due notti. Ha funzionato molto bene poi il servizio di trasporto gratuito per i turisti sui bus della Sasa, fornito dall'azienda di soggiorno bolzanina. Ai turisti, infatti, dirottati dai vigili urbani in zona fiera a causa dei parcheggi esauriti, sono stati forniti dei biglietti gratuiti per salire sui bus e raggiungere con più facilità il centro storico. Un servizio avviato 3 anni fa, ma che quest'anno, soprattutto a causa del maltempo, è stato molto utilizzato ed apprezzato. Intanto si guarda già alle previsioni dei prossimi giorni. Per domani, domenica, gli esperti prevedono un netto miglioramento delle condizioni meteo, ma già da martedì arriverà una nuova perturbazione. Insomma, l'estate sembra proprio non voler decollare. Calano gli affari per gli ambulanti al mercato del sabato di Piazza Vittoria a Bolzano, pochi gli acquisti anche a causa del maltempo. Anche lo storico mercato di Piazza Vittoria a Bolzano risente delle bizze del tempo. In molti, come ogni sabato, non dicono di no ad un giretto tra le bancarelle, ma in pochi, pochissimi compresi i turisti, si fermano a fare acquisti, complice soprattutto il maltempo. Un'estate da dimenticare, dicono in coro gli ambulanti. Niente da fare, perché con questo tempo alla gente non gli viene nessuna voglia di comprare qualcosa di più estivo, no? Adesso affari vanno molto male. Sì, i turisti ci sono, c'è movimento, però comprano molto poco. Oh, io sono tanti anni, tantissimi anni che faccio mercato, ma mai come quest'anno. Quest'anno è stato un disastro, veramente, proprio, assolutamente. E in agosto gli affari vanno male, perché il nostro amico tempo non ci aiuta. La gente passeggia, ma non è interessata a comprare, perché con queste temperature non hanno molta buona volontà. Con questo tempo, guarda, proprio tristissimo. Non c'è niente, la gente scappa via. Però è importante anche la predisposizione psicologica. Se è brutto, c'è freddo, che voglia ti viene? Sei già arrabbiato perché è brutto, sei in ferie perché è brutto, cosa vuoi? Vai a comprare anche. E a causa del maltempo, ingressi in calo anche alle terme di Merano. Ma in compenso, viste le temperature non propriamente estive, sono aumentati quelli per il reparto wellness e sauna, con un più 30%. In questa estate, a dir poco anomala dal punto di vista meteo, stanno pagando dazio anche le splendide terme di Merano. Ma il tempo che ha provocato una flessione degli ingressi rispetto alla media registrata nello stesso periodo dello scorso anno. Se da un lato le pochissime giornate di sole hanno fatto drasticamente calare, come detto, gli ingressi, dall'altro c'è un vero e proprio boom per quanto riguarda il reparto sauna e quello termale.
In questa settimana ferragostana, nonostante il tempo, non certamente estivo, in molti tra turisti e altoatesini hanno deciso di trascorrere alcune ore in relax proprio nella struttura situata a due passi dalle rive del Passirio, mettendosi in coda e aspettando con pazienza il proprio turno. Purtroppo fino adesso l'estate non era assolutamente positiva. Dico, sicuramente non lo dico solo per noi come Terme Merano, ma come per tutto l'Alto Adige. Il problema è questo, che certamente quando piove abbiamo tanta gente qui nella sala bagnanti, nella parte interna di Terme Merano, però non possiamo sfruttare il parco. Diciamo fino a giugno abbiamo lavorato molto bene, a luglio già col maltempo che è venuto abbiamo diminuito diciamo il 15% di entrate e adesso dipende adesso dalla prossima settimana, perché ancora questa, la prossima settimana abbiamo altissima stagione. Se anche lì il tempo rimane quello, sarà anche una percentuale sui 15, anche 20, può essere anche che sia il 25%, purtroppo. E se a causa delle incessanti piogge lo splendido parco non viene affollato dai clienti delle terme, non è così per il reparto wellness. Anzi, viste le temperature più autunnali che estive, gli ingressi sono aumentati in maniera considerevole. Allora, la piccola tendenza positiva, se la posso titolare così, almeno che per esempio nella sauna, che normalmente in agosto non abbiamo così tanti clienti, quest'anno è un boom nella sauna, abbiamo sicuramente il 25-30%, siamo sopra delle cifre dell'anno scorso. È un altro fatto molto positivo che per i massaggi, per i bagni eccetera, che normalmente in agosto si fanno un po' meno, soprattutto per le temperature, quest'anno abbiamo superato il fatturato, abbiamo superato le presenze dell'anno scorso. Ottimi dati anche per il reparto termale e inalazioni delle terme, dove viene utilizzata la famosa acqua termale proveniente direttamente dal vicino Monte San Vigilio, ricca di radon, fluoro e metalli rari. Anche qui quest'anno devo dire che è molto positivo per noi, soprattutto dalla parte nord Italia vengono molte clientela, arriva da questa parte, forse anche perché nel frattempo sanno che tipo di cure, di inalazioni facciamo noi qui alle Terme Merano, e per questo motivo soprattutto parte nord Italia abbiamo tantissime persone e anche qui siamo sicuramente il 10% sopra alla tendenza dell'anno scorso. Bolzano si conferma tra le città più care dello Stivale, soprattutto tra le poche in Italia dove i prezzi al consumo hanno ancora un segno positivo. Una notizia buona, ma solo a metà. In tutta Italia, o quasi, i prezzi sono da tempo bloccati, se non in calo. Deflazione diffusa, che significa in soldoni che il costo della vita è diminuito rispetto a un anno fa per effetto di un calo della domanda di beni e servizi. Bolzano fa eccezione. A luglio l'inflazione tendenziale annua ha fatto segnare una più 1,1%. Sì, diciamo che non è una vera sorpresa questa. Bolzano da anni è diciamo in cima alla classifica, anche se è una classifica meno buona. I prezzi sono alti e, come ci spiega l'Istat, stanno anche aumentando di molto, in controtendenza un po' a quello che succede a livello nazionale, anche se nel dettaglio abbiamo visto che non è solo Bolzano dove i prezzi sono aumentati, ci sono anche altri capoluoghi che hanno un'inflazione non così alta come a Bolzano, ma ci sono. La notizia potrebbe essere positiva perché l'inflazione, se limitata, significa che l'economia gira ancora. Deflazione fa quasi sempre rima con taglio dei posti di lavoro, ma a Bolzano la situazione risulta per molti ormai insostenibile anche a fronte del rapporto tra salari nominali e costo della vita. Raffrontando i due fattori, Bolzano si colloca al 92esimo posto in Italia nella graduatoria dei 103 capoluoghi. Anche noi abbiamo notato che c'è una maggiore accortezza al risparmio, la gente cerca veramente di risparmiare, soprattutto nei settori dove le spese sono obbligate, come ad esempio le RC auto. E lì abbiamo anche dei grandi potenziali di risparmio se, con i calcolatori che l'autorità l'IVAS ci mette a disposizione, andiamo a vedere, possiamo farci dei preventivi personalizzati e realizzare veramente dei grossi risparmi anche intorno ai 1000 euro. Molti in questo ponte ferragostano continuano a prestare il loro prezioso aiuto alla collettività, tra di essi i volontari di Telefono Amico. Da settembre partirà un nuovo corso di formazione per cercare di aumentare l'organico in provincia di Bolzano. Telefono Amico, pronto?
Niente vacanze per i volontari di Telefono Amico, che anche per tutta l'estate offrono il loro tempo e la loro preparazione per aiutare chi si sente solo, in difficoltà e ha bisogno di un ascolto. A Bolzano sono circa una ventina i volontari pronti a rispondere al telefono e a dare una parola di conforto a chi chiede aiuto. Chi telefona maggiormente chiede di essere ascoltato, perché sembra, non voglio dire strano, ma quasi, in una società come la nostra c'è pochissimo ascolto. Io parlo di ascolto attivo. Le tematiche che vengono affrontate sono disagi psicologici, disagi fisici, difficoltà di coppie, depressione e solitudine, tanta solitudine, specialmente in questi periodi, chiamiamoli caldi. Non è facile comporre un numero telefonico per dichiarare le proprie difficoltà, ma in molti lo fanno, in molti alzano la cornetta e digitano il numero verde 800 851 097. A chiamare sono persone di ogni età, dall'adolescente all'anziano, dalla casalinga al pensionato. Ci sono anche casi di telefonate di adolescenti, dove c'è la crisi degli adolescenti, ci sono persone che sono tanto sole, ci sono persone che hanno perso il lavoro ultimamente. Succede veramente a tante persone, difficoltà di coppia, disagi psicologici, ad esempio nei periodi estivi i centri che seguono queste persone a volte sono chiusi, per cui hanno bisogno anche solo veramente di essere ascoltati, non chiedono la luna. Volontari che ogni giorno attraverso il telefono danno ascolto alla sofferenza, alla solitudine, al disagio che affligge tante persone. Basti pensare che ogni anno Telefono Amico riceve 120.000 chiamate, per un totale di 19.000 ore di telefonate. Alla fine di settembre a Bolzano partirà un corso di formazione per trovare nuovi volontari. C'è un corso da frequentare, partirà adesso a fine settembre, che dura circa 3 mesi, ovviamente viene fatto in orario serale perché molte persone lavorano. È un corso autoselettivo e autoesperienziale e però anche poi alla fine selettivo, nel senso che chi fa questo corso poi dice sì, puoi andare avanti oppure è meglio che ti fermi. È un corso veramente dove ci si mette in gioco, insomma. Per chi fosse interessato a partecipare al corso di formazione base può scrivere una mail all'indirizzo bolzano@telefonoamico.it e verrà contattato dai responsabili della sede altoatesina. Un modo diverso di impiegare il proprio tempo libero, aiutando chi attraverso una chiamata cerca un po' di conforto. Prima di passare alla pubblicità, ancora una notizia di cronaca. Una 70enne di Brunico si è procurata ferite piuttosto gravi dopo aver compiuto un volo di 3 metri mentre effettuava un'escursione lungo un sentiero sopra Rio Bianco in Valle Aurina. L'incidente è avvenuto alle 16 quando, a causa del terreno reso viscido dalle piogge, l'anziana è scivolata precipitando nel sottostante ruscello. Le persone che erano con lei hanno dato l'allarme. In zona si sono portati i soccorritori della Croce Bianca della Valle Aurina. Constatate le condizioni, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero Pelican che l'ha trasportata all'ospedale di Brunico. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con il commento di Tony Visentini e con lo sport. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamento, noi possiamo aiutarti. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Condensazione capigliatura. Un vasto assortimento di parrucche. Prodotti per pazienti in chemioterapia e parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno e vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Individuale, competente, discreto. Promuovi anche tu la collaborazione tra il turismo e l'agricoltura e partecipa con la tua idea, manifestazione o il tuo progetto al concorso Euregio Il Turismo Incontra l'Agricoltura. Trovi tutte le informazioni su www.tla-euregio.info. Termine di adesione venerdì 5 settembre 2014. Vesciche? Piedi caldi? Scarpe scomode? Piedi che sudano? Noi abbiamo la soluzione. MM Wundersocks. Fatti di un tessuto speciale, senza fastidiosi elastici, traspiranti, contro vesciche e dolori, senza cattivi odori, resistenti e con numero di soccorso. Ideali per il lavoro, la montagna, per lo sport, per il tempo libero. MM Wundersocks. Calze che cambiano la vostra vita.
E allora eccoci nuovamente in studio, siamo giunti come ogni sabato allo spazio dedicato al commento del nostro opinionista Toni Visentini, in primo piano il referendum riguardante la funivia di Bressanone. Un saluto a tutti. Parliamo questa volta di Bressanone. Città bella, città importante, che ha in comune con Bolzano, di cui parliamo più spesso, un problema. Tutte e due le città e tutti gli abitanti delle due città hanno davanti a sé dei grossi progetti. Bolzano, lo sapete, se ne è parlato tantissimo, se ne parla ancora, il progetto di centro commerciale, ristrutturazione, riqualificazione dell'area della stazione delle autocorriere via Alto Adige. E Bressanone, un progetto forse, anzi sicuramente ancora più significativo per una città tutto sommato così piccola, e cioè il progetto di una grande funivia che porti con maggior comodità e sicurezza alla Plose, la montagna di Bressanone. Il progetto è di fare, l'idea è quella di fare della Plose un centro turistico e ricreativo importante per tutto l'anno. Ebbene, bisogna arrivarci con maggiore comodità. Il progetto dice, da tempo, fare una nuova funivia che parta dalla stazione ferroviaria e arrivi alla base dell'attuale funivia che porta in montagna, sorvolando in parte la città. Ebbene, a Bressanone hanno deciso, dopo varie polemiche, dopo bocciature di altri progetti e di altre idee, di fare un referendum consultivo il 21 di settembre prossimo, domenica. Gli abitanti di Bressanone, cioè in sostanza, saranno chiamati a scegliere tra tre quesiti. Facciamo questa stazione dalla stazione ferroviaria che porti fino a Sant'Andrea, oppure rimettiamo a posto e potenziamo il traffico con i bus e i trasporti con i bus che c'è adesso, oppure, terza ipotesi, facciamo niente. Ecco, è un referendum consultivo, che vuol dire che l'opinione verrà presa in considerazione dall'amministrazione comunale, che dice già di ritenerlo vincolante, se l'opinione vincente avrà più del 25% dei voti degli aventi diritto. Chi vincerà? Non lo sappiamo. E speriamo ovviamente che gli abitanti di Bressanone decidano al meglio per loro e poi anche per tutti noi che così volentieri andiamo in quella bella cittadina. Il problema qual è? Il problema è che anche a Bolzano c'era stata all'origine, se vi ricordate, sul progetto di via Alto Adige, l'idea di fare un referendum, che era stata poi accantonata perché si era detto la politica è lì per questo, il comune è lì per questo, sono pagati e fanno questo di lavoro per decidere e valutare cose anche complicate. Facciano loro, decidano loro senza scaricare sui cittadini. A Bressanone, su un progetto ancora più impattante, più grande, si è deciso invece di fare questo referendum consultivo. Vincolante lo sarà comunque se avrà quelle caratteristiche che vi ho detto. Una scelta diversa, in questo caso ritengo una scelta giusta. Perché? Perché è un'immagine completa di una città che può venire modificata e cambiata da questo progetto, che a me personalmente piace, ma non è detto che debba piacere ai bressinesi, cosa più importante. Come andrà a finire? Lo sapremo il 21 settembre sera. Domenica o forse lunedì mattina. Un saluto a tutti. E allora grazie a Toni Visentini per questo commento. Ora passiamo alle notizie e servizi di carattere sportivo. A
Apriamo lo spazio dedicato allo sport con il calcio. Domani alle 20.30 allo stadio Massimino l'FC Alto Adige sarà impegnato nel secondo turno della Coppa Italia Team Cup, dove affronterà il Catania dopo il successo casalingo ottenuto la scorsa settimana contro il Teramo, battuto per 3-2. I biancorossi dovranno cercare di vincere la partita d'eliminazione diretta contro la formazione siciliana che dopo 8 anni in Serie A l'anno scorso è retrocessa in B, guidata in panchina da un ex dell'FC Alto Adige, Maurizio Pellegrino. Chi si qualificherà tra Catania e Alto Adige affronterà il Cagliari nel terzo turno in programma domenica 24 agosto. E passiamo al tennis. Parla bosniaco il torneo ITF Futures di Mazoronko. Il bosniaco Brčić, dopo la vittoria finale di ieri nel doppio con il collega Basic, ha conquistato anche quella nel singolare, battendo l'italiano Giorgini. È il bosniaco Tomislav Brčić, il trionfatore del torneo ITF Futures, organizzato al Tennis Club Rung di Mazoronko a Cornaiano. Dopo aver vinto ieri, giorno di Ferragosto, nel doppio insieme al collega tennista Mirza Basic contro la coppia belga-francese formata da Yannick Reuter e Maxim Teixeira, con il risultato di 6-3-6-4, il 24enne bosniaco Brčić ha conquistato la vittoria anche nel singolo, battendo in finale l'azzurro Daniele Giorgini, con il risultato di 7-6-7-6. È il primo tennista, dopo Filippo Messori nel 2000, a vincere sia il singolo che il doppio nel torneo di Mazoronko. Positivo il bilancio degli organizzatori dell'edizione 2014 del Trophy Cassa di Risparmio. Anche quest'anno direi che possiamo essere molto soddisfatti, perché il livello del gioco era molto alto, i partecipanti erano, anche se si vede la graduatoria, la classifica mondiale, ancora più forti dell'anno scorso. Quest'anno avevamo 13 giocatori top 400 del mondo, e si è visto anche in campo che il livello è altissimo. Alla fine al pubblico è stato servito, direi, veramente buon tennis. Prima della finalissima del singolo questa mattina c'è stato spazio anche per un'esibizione di tennis, dove protagonisti sono stati Ivan Tratter di San Genesio e Michael Stampfer di Caldaro. I due, costretti su una sedia a rotelle, hanno giocato un doppio con i due giovani della scuola Tennis Rung, Daniel Cleva e Benjamin Rossi, mostrando tutta la loro bravura, nonostante la disabilità. E c'è chi, come Tratter, ha un sogno nel cassetto. Sì, voglio andare a Rio 2016 ai Paralimpiadi. Sì, devo entrare nei primi 34 del mondo e nei primi 4 d'Italia. E allora l'auspicio è che il sogno del tennista Tratter si possa esaudire al più presto. Ora diamo lo spazio alle previsioni meteo. La nostra webcam è puntata su Merano. Nel pomeriggio il sole si è alternato alle nubi e localmente ci sono stati anche alcuni rovesci e temporali. Nella notte, soprattutto lungo la cresta di confine sulle Dolomiti, saranno inizialmente presenti densi annuvolamenti. Per il resto il cielo sarà almeno in parte sereno. Domani mattina, dopo il dissolvimento di qualche banco di nebbia presente nelle valli, sarà in prevalenza soleggiato. Verso mezzogiorno in montagna inizieranno a formarsi i primi cumuli. Anche il pomeriggio sarà soleggiato, malgrado l'aumento della nuvolosità cumuliforme e il passaggio di qualche velatura in quota. Le temperature raggiungeranno valori estivi. Nelle valli i venti saranno deboli e locali, in montagna il vento soffierà da debole a moderato dai settori occidentali. Lunedì il tempo sarà soleggiato, malgrado la presenza di banchi nuvolosi e cumuli. La tendenza a precipitazioni rimarrà bassa anche nel pomeriggio. Martedì e mercoledì aria nuovamente più umida raggiungerà il territorio altoatesino, causando tempo più variabile. Giovedì e venerdì saranno ancora caratterizzati dalla variabilità. Al mattino sarà in parte soleggiato, mentre nel pomeriggio la probabilità di rovescio e temporali sarà alta. Continuerà inoltre ad essere afoso. Il sole sorgerà alle 6.15 e tramonterà alle 20.21. La luna è calante e sarà visibile fino alle 14.12. E allora siamo giunti anche al termine di questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet:
www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale lunedì alle 6.40 con la rassegna stampa. Domenica invece al posto dei TG andrà in onda come sempre il 7 News con i fatti più importanti avvenuti nel corso della settimana. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento. Grazie e arrivederci. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 18 agosto, musica Light and Shadow, vecchia parrocchia Allegrie Spolzano, ore 20:30-22:30. Film Venere in pelliccia, Josef Fresh House, San Candido, ore 21. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.